Ciao ragazzuoli, stiamo per iniziare, mi raccomando, passate in descrizione se avete bisogno di crediti per tutte le console, a prezzi veramente bassissimi, utilizzate anche il codice coupon DAV per avere un piccolo sconto e che dire, regà, buona visione. Beh, tutti ragazzi, sono DAV e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Ragazzi, oggi vi mostrerò il mio team da sogno. Prima di iniziare vi ricordo velocissimamente di lasciare un bel mi piace, di scrivere qua sotto nei commenti se anche voi avete qualche giocatore che state appunto per andare a vedere in questo video. Soprattutto volevo darvi un'informazione velocissima che domani alle ore all'incirca 2 o 3 uscirà sul canale di Fuse la reazione allo scherzo che è stato veramente fantastico. Quindi per chi se lo fosse perso lo trovate appunto negli ultimi miei video, per precisione proprio l'ultimo. Che dire quindi, partiamo con il nostro club tour e poi ci andiamo a fare una partita con la mia squadra. Perfetto, andiamo a cercare i miei giocatori. Io direi di partire dai giocatori speciali. Boom! Allora, abbiamo Zlatan Ibrahimovic baffo, Movember, quando uscirono appunto i giocatori che avevano praticamente un overall soltanto di più 1, ma con un cambiamento soltanto di fisico con più 5. Avevamo Ibra, Matuidi e Rodriguez che conquistai, grazie. Conquistai, vabbè, mo, Napoleone. Che vinsi. Grazie a delle Squid Building Challenge che uscirono. Poi ho il Nino Torres in questa versione qua che ho acquistato per 27 milioni. Così ce lo teniamo per eventuali magari Squid Building Challenge. Higuain 93 ragazzi, primo proprietario, sculatissima. E avete naturalmente visto anche il video. Zlatan Ibrahimovic, Hazard ed Harry Kane. Grazie alle sfide appunto mensili come del Player of the Month. Infatti Harry Kane è stato proprio l'ultimo che avete visto nel mese scorso. Cavani trovato in un pack, quindi mensile premio dato grazie da Food Champions. Alcuni di questi ragazzi sono nuovi per voi. Feci un video simile a questo qualche mese fa, però naturalmente adesso trovate tutti i giocatori aggiornatissimi. Diego Costa, anche lui grazie al giocatore del mese. Poi abbiamo Gigi Buffon e tutti gli altri giocatori che vedete nella loro versione azzurra con viola, diciamo, che sono i giocatori sempre delle Squid Building Challenge, ma soprattutto, se non sbaglio, la maggior parte sono proprio sì quelli di Natale che uscivano ogni giorno. Poi Eriksen, regà, trovato in live in un pack da 5.000, ve lo giuro, sculato tantissimo, 350k, tra l'altro, primo proprietario, guardate che belle stazze, veramente fortissimo. Poi vabbè, Payet, Dybala, sempre con il suo numero 21 nella settimana di Natale, Miranda, Lukaku, che ho trovato anche questo in un pacchetto non scambiabile, però, va bene così. Abbiamo Cesc Fabregas, anche lui trovato sempre nello stesso pacchetto di Cavani, ragazzi. In quel pacchetto ho fatto una sculata clamorosa. Poi abbiamo Marichiaro Hamsik, Willian, Insigne. E poi iniziamo un po' con i giocatori mensili. Ho trovato un Zonzi, ragazzi, che è veramente fortissimo, ve lo consiglio. Come Aspas e soprattutto come Coleman, regà. 86 di overall, terzino destro, più forte della Barclays, veramente assurdo. Asenco, regà. Io non so se chi si ricorda di un mio vecchio video in cui feci vedere una squadra del Food Champions in cui utilizzai lui, ma nella sua versione precedente, prima che uscissero gli upgrade, ed era 84 ed era qualcosa di assurdo. Ragazzi, l'86, cioè, è indescrivibile. Poi abbiamo Dele Alli nella sua versione Player of the Month, che non vi ho portato il video perché non ho avuto il tempo. Ciccia Ritornandez, che è stata la mia ultima sculata nel video con i pack mensili. E poi abbiamo altri giocatori, come vedete qua, sempre inerenti, diciamo, un po' a Natale. Poi andiamo avanti, sempre con i giocatori mensili. Abbiamo la sfida di Villa. Abbiamo Defoe, andiamo avanti, Assomo, Shawcross, Giuliano, qua andiamo un po' più veloci, ragazzi, come vedete abbiamo dei bei giocatori. Sempre questa schermata, però, ragazzi, è ben importante dire che abbiamo Rashford 82, che è veramente assurdo, regà, rispetto allo 76 che era il suo overall di partenza di quest'anno, ma abbiamo anche Gabriel Jesus trovato due volte. Uno è scambiabile, infatti se non sbaglio l'avevo messo in vendita subito perché qualche ora dopo, qualche giorno dopo, trovai il suo sostituto che è questo qua ed è non scambiabile. Quindi mi è andata veramente di culo. Peccato che si sia infortunato. Qui abbiamo altri giocatori, sempre non scambiabili. Diciamo un po' meno interessanti sono quelli delle sfide che sono usciti. E poi, regà, a conclusione, Hunter con il suo 75 di overall. Che naturalmente, per tutti coloro che hanno terminato la sua carriera offline, naturalmente avranno ricevuto la sua carta.
Velocissimamente ragazzi, in ordine crescente, non guardate più i giocatori speciali, vi faccio vedere anche i giocatori non speciali che ho trovato non scambiabile. Abbiamo Alaba, anche qua, primo proprietario, raga, devo dire che su questo account ci ho oscurato tantissimo e vi assicuro, ve lo posso giurare, che ho speso praticamente qualche soldo ad inizio gioco e oscurato con Pogba One to Watch, quando raga valeva circa 2 milioni e mezzo, e con quello poi ho dato il via a tutte le squadre di Lean Challenge in cui ho oscurato altrettante volte. Quindi raga, quindi poi abbiamo Toni Kroos e Griezmann che trovai in live, anche in questo live, con i pacchetti raga, solo giocatori della Liga quando misero quei pacchetti famosissimi. Modric e Ozil, anche loro non scambiabili. E poi Neymar, anche lui nella stessa live in cui trovai anche Griezmann, trovai Neymar, raga, che sculata anche qua, primo proprietario. Qualcuno che non si è perso quella live sicuramente l'ho vista. Ah, mi sono dimenticato uno dei giocatori più importanti. Allora, mettiamo crescente, qualità, oro, raga, ed eccoci. No, ho sbagliato. Devo mettere decrescente, raga, eccolo là con il suo 94 di overall. Cristiano Ronaldo, 137 partite, 93 gol e 34 assist, pagato 1,5 milioni. E devo dire ragazzi che sono tutti soldi spesi alla grande, cioè un devastante, qualcosa di assurdo. Allora, facciamo una bella formazione. Io direi di mettere un 4-3-3-4, così posso anche gestire un po' per fare un ibrida. Vediamo un po', partiamo dal portiere. Perfetto ragazzi, questa è la mia formazione. Ho utilizzato diciamo 3 campionati giusto per poter usare un po' tutti i giocatori più forti che avevo. Questi ragazzi sono i 3 davanti: Harry Kane 91, Hazard 91, anche se non è nel suo ruolo, sti cazzi, e poi CR7 a sinistra. Centrocampo con Toni Kroos, Eriksen e Dele Alli. Terzino destro Coleman, centrale Barzaglione, ragazzi, fortissimo, ve lo assicuro. Anche più forte nella sua versione buffo, 87 assurda. 87 invece per Miranda, 89 Buffon, e chiude qua a sinistra il bomber Marcelo con il suo 86 di overall. Cerchiamo l'avversario, facciamo un amichevole e vediamolo in campo. Vediamo la sua squadra, raga. Fattibile, dai. Non posso perdere contro sti qua. 80 di valutazione, va bene tutto. Ma uno con una storia scherotto in difesa. Oddio Eriksen, mamma mia che lancio per CR7. La mette giù. Ronaldo, attenzione, entra in aria. Vediamo se dribbla il suo uomo. Finta. Attenzione, mette in mezzo il tiro. 1-0 già di Hazard. Vabbè, ma che squadra è? Ragazzi, assurda, cioè veramente assurda. Il tiro di Hazard, ma che cosa ha fatto Ronaldo? 1-0, dai. Con questa palla Modric, scatta Harry Kane. Vediamo se lo serve Eriksen. No, serve ancora il... Chi era? Oh, non ho visto, raga, Dele Alli. Ok, 2-0. E andiamo con l'assist ancora di Eriksen. Anche lui c'ha dei piedi favolosi, guardate qua. Speriamo che sto poveraccio non quitti subito, perché sennò è un problema. Cioè, non devo parlare io, ma che cazzo? Beer team, questi sono ubriachi questi. Facciamo vedere che sia stato soltanto una disattenzione difensiva. Che bella, ancora la palla. Sì, invece... ancora Eriksen. Ma che assist mi ha fatto? Era lui o Harry Kane? Uno dei due, cioè sono troppo forte. Harry Kane, cioè tra tutti e due, non so, hanno dei piedi devastanti. Sopra il primo uomo, sopra il secondo. Entra in aria con un elastico. Oddio, ancora lui. Pallonetto. No, oddio, se segniamo così, ragazzi, me ne andavo. Vediamo se lo fa lui. Sì. Che gol ha fatto Dele Alli. Dopo un'azione straordinaria di CR7. Mamma mia, se segniamo così in pallonetto con lui, era qualcosa di assurdo. Ci ha pensato invece Dele Alli con un pallonetto. Fantastico, raga. Traversa gol. Cioè, qua la goal line technology ci ha dato il gol praticamente, perché è entrata di pochissimo. 4-1, dai. Ancora Ronaldo. Mezza 2, mezza 3. Pirlo non capisce più niente. CR7, il tiro a G. Traversa. Oddio, è buona. No, che stop di merda. Oddio, Ronaldo. Tira, oddio. Oddio. Che gol ho fatto. È troppo forte. È troppo forte. Ah, guarda qua. L'alza. Pirlo non capisce più niente. Il tiro al volo. Mamma mia, che fenomeno. Capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina. Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba, l'irida di bruma che ci asciuga e ci consuma.
non quitta. Io segno, questo non quitta. Dai, fischia che è finita. È finita. Peppe, andiamo a Berlino. Dai, fischia, su. Dai. E andiamo. Ragazzi, si conclude qua questo video. Spero che vi sia piaciuto il mio club tour e soprattutto la partita, ragazzi, con questi giocatori straordinari, Ronaldo, Aldo Baglio, cose clamorose. Vi ringrazio veramente tantissimo, lasciate un bel mi piace, fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete sculato o comunque avete vinto dei giocatori come quelli che avete appunto visto in questo video. Ci vediamo nei prossimi giorni perché arriveranno tanti bei contenuti, ragazzi, quindi sempre sintonizzati, passate in descrizione per seguirmi su tutti i miei social, io vi saluto. Bella!